Nei weekend da giugno a settembre ti aspettano i modelli prestigiosi di Dag Auto in alcune delle piazze più belle dell'Irpinia. 18 giugno Volturara Irpina, 25 giugno Ariano Irpino, 2 luglio Montella, 29 luglio Calitri, 2 settembre Avella. Mercedes-Benz, questa estate tra le meraviglie dell'Irpinia. In tour anche le telecamere di Prima TV e Telenostra. Seguici sulla nostra pagina Facebook Mercedes-Benz Dag Auto. Lei dov'è che sta? Sono della provincia. Viene qua perché non ha lavoro, non ha niente? Sì, sono disoccupato. Da quanto tempo? Sono un po' di anni. Prima che lavoro faceva? Lavoro con un'impresa di pulizia. Poi si è ritrovato per strada. Purtroppo mi trovo per strada dalla sera alla mattina, purtroppo sono stato licenziato. La famiglia lei? Sono divorziato, poi comunque ho famiglia, così, ho una bimba. La storia di Franco rappresenta solo uno dei drammi della povertà che cresce a dismisura in Irpinia. Perso il lavoro, l'uomo si è ritrovato presto per strada, con una famiglia da sostenere. Ci rivela che non avrebbe mai pensato, fino a qualche tempo fa, di doversi rivolgere alla cittadella della fratellanza per portare degli alimenti a casa. E anche al dormitorio? No, fortunatamente no, c'ho ancora mio padre che è vivo e sto con lui. Di cosa ha bisogno lei quando viene qua? Di alimenti, di cibo, soprattutto di cibo giornalieri. Sono 400 le persone in difficoltà che si rivolgono al centro di Via Marelle Silvati. La solidarietà per loro non è mai troppa. L'appello a tendere la mano ai bisognosi di Antonio Cosmo, direttore esecutivo della Cittadella della Fratellanza. Le donazioni sono sempre insufficienti, ovviamente. Noi cerchiamo di fare la testimonianza di carità più che altro. Diamo un sostegno alle famiglie bisognose. Ovviamente questo non è mai sufficiente rispetto al bisogno che hanno. Famiglie che aumentano anche. Sì, le famiglie sono aumentate, sì. Adesso attualmente abbiamo circa 400 famiglie a cui diamo il pacco alimentare. Di quanto sono aumentate? Aumentate, diciamo, è stabile il numero più o meno ad Avellino. Questo è il numero, diciamo, costante. Però ci sono nuovi poveri che... Sì, ovviamente ci stanno nuovi poveri, persone che escono da una situazione di disagio e nuove povertà. Io ho sentito le persone che si sono ritrovate per strada, che prima lavoravano, i disoccupati. Sì, questo è uno, diciamo, dei problemi delle piaghe maggiori. Chi perde il lavoro, soprattutto in tarda età, ovviamente ha difficoltà a ricollocarsi e reinserirsi nel mondo del lavoro. Anche i migranti vengono qua? Sì, diciamo in fetta minore, la maggior parte sono avellinesi. Sì. Cosa offrite voi? Vedo pasta. Pasta, riso, salsa, olio, i prodotti che noi riusciamo a reperire durante il mese precedente. Volendo fare un appello anche ai volontari, ai cittadini, magari di... Chi si sente può venire qui dove si trova la mensa, la Casa della Fraternità, a donare dei prodotti alimentari.